invece del sistema Why Not, del progetto Why Not, inserito ovviamente tutto quello che si cerca di fare, si sta facendo per diminuire l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto e per rendere quindi queste nostre città un pochino più sostenibili. Grazie. Buonasera. Allora, quello che farò sarà illustrarvi tramite l'ausilio di alcuni ispettori firmati un progetto che la Fondazione Politecnica di Milano dal 2005 ad oggi ha istituito ad uso e consumo degli studenti del Politecnico di Milano stesso, ovvero fare in modo che questi studenti possano partecipare a una competizione nota come Shell Eco Marathon, che è una manifestazione che si svolge ogni anno a livello europeo e che vede la partecipazione di circa 5.000 studenti che una volta all'anno si incontrano in un circuito e fanno competere veicoli che questi studenti hanno realizzato, hanno progettato e realizzato con l'unico scopo di consumare il meno possibile. Ovviamente il regolamento impone una velocità media minima perché ovviamente stando fermi non si consuma nulla e quindi non sarebbe ragionevole. La stessa velocità è stata standardizzata in 30 km orari che viene considerata come velocità di riferimento del traffico urbano. Quindi se è possibile magari partire con il primo spezzone filmato, visto che un'immagine vale più di mille parole, cercheremo di capire cos'è questa manifestazione. Ah, chiedo scusa, hanno portato qui a fianco al mio fianco, sulla destra, il veicolo in questione, che comunque vedremo all'opera nelle immagini, ok? Quindi è possibile partire con il filmato, per così dire. Allora, questa, vi dicevo, è una manifestazione che si svolge da ormai più di 25 anni. Prevede che questi studenti partecipano su un circuito e alla fine insomma vince chi consuma meno. Ora, che voi ci crediate o meno, vi posso assicurare che le prestazioni dal punto di vista dei consumi sono strabilianti, perché si parla di 3.000 km con un litro di benzina. Il veicolo che vedete bianco, che vedete qua a destra, è certificato per 1931 chilometri con un litro di benzina. Ripeto, chi ci crediate o meno, io sono disposto a mettere chi l'ha fatta, ok? Quindi quello che vedete è fondamentalmente gli studenti, quindi studenti, non case automobilistiche, che si mettono all'inizio dell'anno accademico con l'unico scopo di progettare un veicolo che consuma meno. Quindi non c'è il climatizzatore, non c'è il termostato, non ci sono tutti gli option che ormai sono che ormai troviamo abitualmente nei nostri veicoli e che per questo genere di gare non hanno alcun significato, ma si inizia a pensare allora quale deve essere la forma migliore, come posso fare stare più scomodo il pilota affinché sia incastrato in questa forma, come posso ottimizzare il motore per far sì che estragga ogni singola quantità di energia dal carburante che gli viene fornito e così via. Quindi si tratta di una competizione di studenti, noi abbiamo cominciato nel 2005, nel 2005 il primo anno non è andata bene, non ci siamo qualificati, e va bene, il primo anno, il secondo anno con un veicolo che ha esteriormente identico a quello che vedete, mosso da un propulsore a benzina, delle dimensioni di 50 cm cubici, ho ottenuto 460 km con un litro. Il terzo anno abbiamo migliorato un po', siamo passati a 600 km con un litro di benzina e abbiamo anche vinto il premio il primo premio per l'innovazione tecnica, perché il veicolo era particolarmente innovativo sotto pelle, diciamo, e l'anno scorso abbiamo fatto il salto di qualità passando da un motore a combustione interna, un motore elettrico alimentato a idrogeno tramite un sistema denominato fuel cell, fondamentalmente trasforma l'idrogeno che viene immesso in energia elettrica evaporata, per cui l'unico prodotto di scarto è un
l'aerosol di acqua, ok, abbiamo raggiunto la prestazione che vi dicevo di 1931 km con un litro di benzina ovviamente equivalente, perché come vi ho detto questo va a idrogeno, ma per avere una graduatoria unificata si fa una proporzione tra idrogeno, gasolio e quant'altro, abbiamo ottenuto questa prestazione. La cosa interessante quindi cos'è? Non è tanto il fatto che della prestazione in sé, quanto al fatto che questa prestazione è stata raggiunta da degli studenti, quindi con le risorse in termini di tempo che economiche di cui possono disporre gli studenti delle università italiane, e questo a mio modesto modo di vedere dovrebbe insegnare una cosa fondamentalmente, che se noi tutti facessimo uno sforzo e pensassimo che di voler comprare un'auto in base a quanto consuma e non a quanto sembra bella o carina solo all'esterno, o magari scegliendo quelle forme più belle ma che hanno anche un'efficienza aerodinamica, il nostro portafoglio probabilmente ne guadagnerebbe molto, perché, ripeto, 1931 km con un litro, 10-15 km con un litro di un'auto tradizionale. Quindi, secondo me, e poi i designer più a fianco ve lo potranno confermare, pensare un'auto che sia bella ma anche aerodinamicamente efficiente non è impossibile, fare solo l'occhiolino a quello che è bello, senza magari guardare quello che è anche il consumo, spesso in questi tempi, probabilmente non è più il tempo per farlo, o almeno questa è la mia opinione.